Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui con la porta chiusa e parlo anche abbastanza piano perché Lara si sta per svegliare che dobbiamo correre al centro estivo e oggi sarà una giornata super lunga, super piena perché abbiamo intenzione di fare delle cose super divertenti, quindi eccoci qui. Sto preparando prima che Lara si svegli tutte le cosine che si deve portare con lei e io non ho tempo di fare al campo estivo, io non ho tempo di fare colazione, quindi penso proprio che mi prenderò un Happy Banana, sì. Adesso vi spiego anche che cos'è questa robina. Perché non ho veramente tempo stamattina, siamo anche io leggermente in ritardo, quindi adesso corro anche a svegliarla. Come sapete dal mio Instagram tesori, io collaboro con iFood ormai da un bel po' di tempo. Quindi sì, questo video è sponsorizzato da iFood. Prima di tutto vi avverto già che c'è un codice sconto qua per voi e ve lo lascio qua sotto in descrizione. Ma vi voglio andare a parlare bene di questo prodotto perché ho visto da Instagram che vi siete molto incuriositi e ha lasciato parecchi dubbi. Quindi adesso vado a chiarire tutti i punti, così sapete esattamente che cos'è questa robina buona buona che io ormai prendo da un bel po' di tempo. Non esiste un momento adatto per prendere iFood, si può usare a pranzo, a cena, a colazione, quando si vuole. Contiene tutti i micro e macronutrienti di cui il corpo ha bisogno, 26 vitamine senza lattosio e senza glutine. Per conservarlo non serve metterlo in frigo, ma io ce lo metto perché fa caldo e è buonissimo fresco, ve lo assicuro. Mi sazia per almeno 3 ore e per me è ottima questa cosa, soprattutto adesso che vado super di fretta. iFood garantisce ovviamente l'altissima qualità dei propri prodotti, però non è in alcun modo autorizzata a dare pareri medici, ovviamente. Quindi, prima di collaborare insieme, ovviamente, dato che io sono anche incinta, ho chiesto prima al mio ginecologo, raga. Quindi, qualsiasi donna incinta che voglia provare, e comunque in generale, prima di provare qualsiasi prodotto, chiedete al vostro medico se per voi va bene oppure no. Perché non siamo tutti uguali, perché solo un medico saprà dirvi se per voi un prodotto oppure un altro, non nello specifico questo in generale proprio, può fare al caso vostro oppure no. Oltretutto ci tengo anche a dire una cosa, i prodotti iFood non sono dimagranti, si tratta invece di pasti sostitutivi che apportano proteine, vitamine e acidi grassi, senza alcuno scopo dimagrante però raga. Infatti iFood si può tranquillamente utilizzare per sostituire un pasto, ma non deve in alcun modo diventare l'alimento principale dell'alimentazione quotidiana di una persona. Per esempio un prodotto più sano rispetto, che ne so, un panino del fast food, ma non è che può sostituire i pasti fondamentali tipo con verdure, carne, pesce, ci mancherebbe altro. Ripeto, io uso questo prodotto soprattutto la mattina quando vado di fretta e che non ho proprio il tempo di fare colazione perché altrimenti salterei il pasto più importante della giornata e anche no, meglio bersi una cosa del genere che stare a digiuno, soprattutto io che sono in città, assolutamente no. E soprattutto li sto usando quando vado in studio perché lì non ho proprio modo di uscire per fare uno snack, non ho proprio modo di fare merenda, quindi l'unica cosa che posso fare è portarmi appresso questo. E il mio gusto preferito è il cioccolato perché tra tutti quelli che ho provato mi piace il più in assoluto, però ce ne sono tantissime. Per esempio questo è Happy Banana ed effettivamente sa di banana, è molto gradevole. Oppure c'è il caffè, c'è un sacco, ce ne sono un sacco di gusti, quindi provate quello che secondo voi può fare al vostro caso, ma per quanto mi riguarda il cioccolato è imbattibile, è veramente buonissimo. Comunque, detto questo, vi ricordo sempre che il codice sconto è Chiara10. Ah, volevo aggiungere anche questo, non ci sono conservanti. Aggiungo anche così, giusto per farvelo sapere, che nella loro gamma di prodotti di iFood ci sono le polveri, le bevande vegane, le barrette e tanto altro. Ripeto, andate a dare uno sguardo qua sotto. Corro a svegliare Lara, corro a portarla subitissimo al centro estivo e mi sbrigo perché ho una call di lavoro importantissima da fare, quindi veramente raga, ho veramente ma veramente pochissimo tempo, quindi let's go, ci vediamo dopo. Non so manco che ore farò oggi. Mamma mia. Sto prendendo uno snack per Lara perché è appena tornata da il campo estivo e quindi adesso si sta rilassando la mia bimba. Sono appena tornata. È ancora calda. Vuoi che ti accendo un po' il condizionatore? Sì? Oh, ciao amore. Allora, io invece sto andando a fare i capelli al mio uomo che ha deciso di abbandonare la tinta viola per darsi la tinta grigia. Questo è un bel colore, è proprio grigio, grigio, grigio. Ho fatto una prima mezza deco. Ho dovuto fare questa cosina perché praticamente c'erano dei pezzi di lilla, quindi ho dovuto per forza rimuoverli un po' per far venire il grigio completamente omogeneo. E invece abbiamo deciso di lasciare la ricrescita. Momento, mamma e figlia cantanti, mentre aspettiamo che la tinta di Ale si faccia. Oh,
Ok, i capelli d'Ale sono venuti decisamente molto molto bene. I miei capelli non vedo l'ora di rifarmeli, me li faccio in settimana, perché sto anche comprando un'altra cosa per me, vabbè, vedrete. Guardate. Lei adesso ha i capelli. Guardate, tutti viola. Lei è viola. E adesso invece stanno smontando, abbiamo cenato in tutto questo, e stanno smontando finalmente il tavolo di fuori che buttiamo, che è l'ex tavolo nostro che era rimasto fuori perché si deve buttare in posti appositi, però occupava tutto lo spazio, e finalmente ce ne stiamo liberando. E i suoi capelli sono venuti benissimo. Stavo dicendo ad Ale che sarà molto strano vedere andare via questo tavolo. Calcolate che è stato il nostro primo tavolo in assoluto. Proprio 3 anni fa comprammo questo, quindi è strano vederlo andare via. Però Ash, quando era cucciolo, ha sgraffignato tutte le zampine. Adesso abbiamo questo, che è bello nuovo, di vetro, insomma, molto meglio. A proposito, comunque qua dietro abbiamo sistemato così il wifi, perché si può tenere soltanto qui, perché l'attacco c'è soltanto qui, e l'abbiamo sistemato così invece di tenerlo insomma sul tavolo, roba varia, carino. In realtà, se vi dicessi di cos'è questo, direste what? Questo signorino qui è un porta piante dell'IKEA. In tutto questo ho messo anche Lara a letto, sta provando ad addormentarsi, e qui vi faccio vedere il casino che c'è. È incredibile quanto ci sia casino, però migliorerà a brevissimo. Qui ci sono altre cose da buttare. Qui c'è Caio che sta gradendo il frescolino, anche lui. Qui stanno montando stanno montando le cose, e sì, bellissimo. Non vedo l'ora di far vedere come cambierà qui, anche perché qui siamo in dirittura d'arrivo. Manca veramente, ma veramente pochissimo per la trasformazione di tutta questa parte. Sono molto emozionata e non vedo l'ora veramente di farvela vedere e di averla io tutto qua trasformato. Non vedo veramente l'ora. E anche di là ci sarà una trasformazione incredibile e non vedo letteralmente l'ora. Anche di qua ci sono tutte le cose ancora da mettere a posto. Qua sotto è dove andrà, come vi dicevo sempre, l'orto. Non vedo letteralmente l'ora di vederlo finito, anche tutta questa parte. Anche questo non ci sarà più qui, perché qui sennò è stretto per passare. Insomma, i cambiamenti saranno tantissimi e non vedo letteralmente l'ora di farli tutti. E non vedo l'ora che li vediate. Stiamo anche pensando a un progettino per questa parte. Forse lo renderemo un'altra stanza vera e propria, ma vediamo un attimo. Invece, dato che me l'avete chiesto, no, non vogliamo assolutamente chiudere, aprire tra virgolette la cucina. Quindi aspettate, vi faccio vedere. Questa parete qui è la parete comunicante alla cucina, perché la cosa comoda di questa parete è che c'è la porta. Quindi che cosa succede? Che se io vado a togliere questa parete, perché ci avevo pensato, però se io tolgo questa parete non ho più la cucina a sé, che per me è molto utile, prima di tutto perché io registro Chiara e Lara in cucina, seconda cosa perché anche per gli odori, se sto facendo qualcosa in cucina di particolarmente gustoso e che c'è un odore magari molto forte che non voglio che si spanga per tutta casa, avere la porta che si chiude è molto utile. In più, avendo dei cagnolini, io ho il lusso di potermi permettere, se tipo abbiamo cucinato la pizza l'altra sera, l'abbiamo lasciata qua sopra, ho il lusso di poterla lasciare là sopra, chiudere la porta e il cane non ci arriva tranquillamente, perché per quanto puoi ammaestrarlo bene il cane, se sente l'odore, zitto zitto, qualche maraghellina la farà. Invece in questo modo possiamo stare super tranquilli. Idem se per esempio devo appoggiare qualcosa o altro che non voglio che ci arriva il cane, eccetera eccetera, la porta vi assicuro che è super utile. In più vi dico anche che è super utile anche per quanto riguarda i rumori, perché se tipo ho Lara che sta dormendo e io voglio, che ne so, macinare del caffè, io lì dentro mi chiudo e Lara non sente nulla, anche perché casa è molto lunga da una parte all'altra, quindi Lara non sente niente. Adesso che ci sarà Zoe ha maggior ragione. Laggiù in fondo dove finisce casa, giù, non si sentono i rumori. Cioè se io sto, per esempio, vi faccio un esempio, se io sto qua che sto parlando in cucina al telefono con un'amica mia, se Lara sta dormendo di là, vi assicuro che Lara non lo sente.
Comunque, come avete visto, mancano ancora un sacco di cose, quindi non vado troppo in giro per non farvi vedere troppo, perché poi l'home tour arriverà, però ancora dobbiamo finire. E siamo in fase di preparazione, raga. Siamo work in progress. Che poi io dico, con tutto il posto che c'è, no? C'ha delle cucce, c'ha quella fresca, vedete, poi sta dove gli pare. Dove sta lui? Sull'erba. De che colore è il cane? Bianco. Perfetto. Cioè, proprio sembra fatta apposta. Ma che mangi? Cos'è? Ti stai depurando? Ti stai depurando? Caio, sei là fresco? Comunque è la 30ª volta che io guardo quella luce lì, che c'è un lampione là in fondo alla strada, ed è la 40ª volta che dico, oh, cioè che sto per dire, oh mio Dio, la luna. No, è il lampione, solo che io sono accecata e quindi vedo solo la luce e mi accorgo solo 3 ore dopo che effettivamente c'è l'ombra di un palo, e quindi effettivamente non è la luna ma è un palo. Vabbè, lasciamo perdere.